Sarà la palazzina del Baldaccio alle mie spalle ad ospitare dal prossimo 26 di agosto il nuovo punto prelievi per la città di Arezzo. Noi stiamo unificando su questo nuovo presidio i due punti prelievi che avevamo su Arezzo, che era via Guadagnoli e il San Donato. Quindi diventa, come dire, un nucleo nevralgico, un presidio nevralgico per i cittadini di Arezzo. Qui verranno di fatto dal lunedì al sabato prelievi, effettuati prelievi dalle 7 alle mezzogiorno e 30, tutti i giorni dal lunedì al sabato. Tutti i prelievi verranno effettuati in questa struttura, tranne quelli più specifici, che possono essere quelli generici, tossicologia o tempodipendenti, che continueranno a essere effettuati presso l'ospedale San Donato. Un luogo, questo, che nel tempo è stato oggetto anche di degrado, adesso con l'intervento di Comune e ASL è stato recuperato. A fianco sarà poi realizzata una casa di comunità. Quello che oggi noi visitiamo è un locale ristrutturato dal Comune di Arezzo. L'aggiunta strutturale che verrà fatta sarà a carico del PNRR, quindi grazie alla ASL, in un terreno che il Comune ha ceduto gratuitamente ovviamente alla ASL. Quindi questo è proprio il sistema evidente di una sinergia che ha messo insieme risorse ed opportunità per dare ad Arezzo la seconda casa della salute che non c'era e che invece rispetto agli abitanti ci spettava. Qui c'è un investimento di 1,8 milioni, il progetto è in fase di validazione, il progetto, e quindi qui c'è un importante investimento.